questa avventura in bocca al lupo. Pesaro per tante estate ha fatto il tuo nome, finalmente sei arrivato in questa piazza. Che effetto ti fa e com'è stato il contatto iniziale con la guerra? Allora, l'effetto è figlio di quello che hai detto, nel senso che noi ci conosciamo da tempo, non solo per ragioni professionali o da avversari, ma proprio perché ci conosciamo. Ci siamo sempre tenuti in contatto, abbiamo avuto degli avvicinamenti, quindi sai, sembra come il momento giusto, bello, quando tutto torna per essere insieme, e quindi mi fa molto piacere, anche perché sono io che vengo in una signora piazza, sono io quello che è anche, sente la responsabilità e l'entusiasmo di essere in un posto dove, insomma, lo ridico come hanno detto sempre tutti, che trasuda storia. Tantissima gente alla tua presentazione, la stanza è veramente piccolissima con tanta gente in piedi. Sono contento, quindi se la stanza era piena, adesso dobbiamo facciamo col palazzetto, no? Sembra una cosa che lo dico perché, come ha sottolineato prima Stefano Cioppi, io ricordo da avversario, ricordo da spettatore un clima bello, l'ho avuto da avversario bello, figurati, e quindi c'è da parte mia il desiderio di lo dico per sottolineare un aspetto che tecnicamente mi è caro. Adesso noi andiamo avanti in un programma, andiamo avanti in un processo di crescita di una società importante, organizzata, ma ripartiamo anche un po', e tu lo sai che proprio per ripartire bisogna metterci tantissima energia, allenatore, staff, giocatori, chi viene, con che motivazioni e voglia, e pubblico, e quindi non mi stancherò mai di dirlo sempre, benché so che dobbiamo meritarcelo.